tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Siamo oggi tornati qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Settimana al Caldo, il nuovo singolo dell'FSK. L'FSK Satellite è un gruppo formato da tre persone, Sapo Bulli, Taxi B e Chiello. Nonostante i tre formino un collettivo, hanno tre personalità musicali ben differenti. Sapo Bulli costituisce il lato più trap del gruppo, Taxi quello più sperimentale, mentre Chiello quello un po' più sentimentale. Inoltre Chiello ha anche una carriera solista in cui fa pezzi totalmente diversi dalla solita roba che fa con l'FSK e ad oggi è il mio preferito tra i tre. Sarò onesto, io quando ho scoperto il gruppo mi facevano veramente impazzire, specialmente Sapo Bulli. Nel 2019 pubblicano il loro disco d'esordio, FSK Trapshit, un album formato da 11 tracce che tuttora considero un album ottimo, soprattutto se si pensa che è il primo album ufficiale del gruppo. Onestamente sfido chiunque a fare un album qualitativamente così bello e anche a livello di numeri è andato davvero forte, quindi GG per l'FSK. Pochi mesi dopo pubblicano anche una deluxe edition intitolata FSK Trapshit Revenge, contenente 7 tracce aggiuntive. È da qui che onestamente l'FSK mi inizia un po' a scadere, tralasciando che in questo periodo succedono anche delle cose che me li fanno un attimo abbassare a livello di personaggio. Se il disco originale con quelle 11 tracce mi aveva pienamente convinto, queste 7 mi lasciano un po' di dubbi. A mio parere in questa deluxe edition Taxi B è l'MVP, in quanto mi ha davvero sorpreso perché ha fatto bene in tutte le tracce in cui è stato. Sapo Bulli al contrario, quello più sottotono, e da qui fino ad oggi Sapo secondo me ha subito un calo continuo. Infatti da essere il mio preferito ormai lo reputo un rapper abbastanza mediocre. Il suo problema secondo me è che si ripete troppo, non cambia mai flow, anzi lo sta sempre rallentando di più. Quindi se io mi vado a sentire lo stesso testo che mi sono ascoltato in FSK Trapshit ad oggi con un flow ancora più rallentato, non mi fa impazzire la cosa. Mentre Chiello fa un lavoro del tutto discreto, ritornelli molto fighi e linee melodiche davvero interessanti. Quindi ecco, ad oggi la mia idea su di loro è un po' cambiata, non so cosa aspettarmi, non mi piacciono più come mi piacevano prima. Ora hanno droppato questo singolo Settimana al Caldo. Da come l'hanno spinto e da come mi sembra il titolo e la copertina, secondo me hanno cercato di fare la hit estiva. Sicuramente uscirà anche un video di questa canzone. Andiamola ad ascoltare. Produzione di Greg Willen. Voglio una settimana al caldo, rischio una settimana al gabbio. Troppi cash, mica d'un jeans. Troppa lean, X non è pills. Troppa lean, non mi reggo in piedi. Troppe X, non mi reggo in piedi. Sarò onesto, sono molto deluso. In primis perché praticamente la canzone è costituita da il ritornello di Taxi B è una strofa mediocre perché fa schifo di Sapo Bulli. Chiello praticamente canta veramente due cose nel pre-ritornello. Mi sarei aspettato come minimo o una strofa di Taxi o una di Chiello. Invece la canzone così non mi dice nulla. Anche la produzione ci sta ma non è nulla di che. Molto ispirata secondo me ai beat della Shoreline Mafia. E anche lo stile che cercano di avere per tutta la canzone mi ricorda quello, solo che non è ben riuscito secondo me. E vedete quando vi dico che Sapo Bulli si sta ripetendo all'infinito, perché sono cose che ha già detto e il flow pur in questo caso è sempre lo stesso. Nella seconda parte della sua strofa cercano di applicare gli autotune in una maniera diversa per modificargli un po' il sound, però gira e rigira la roba è sempre la stessa. Chiello sicuramente non posso giudicarlo perché ha fatto troppo poco, ma quelle due cose che dice le fa suonare bene, quindi ci sta. Però secondo me il pezzo in sé è molto mediocre, non mi dà di nulla a primo ascolto. Che poi ci stavo pensando adesso, Sapo Bulli fa praticamente 12 barre, ovvero 3 quartine, e la prima quartina è tutta ripetuta dal ritornello, mentre la seconda e la terza si assomigliano molto, cioè cambia veramente due parole a barra. Quindi boh, questo pezzo per me conferma il loro declino piano piano. Ovviamente declino è già un parolone perché sono sempre inizio carriera, stanno abbassando sempre un po' il livello della loro musica, o almeno questo è il mio parere. È un problema proprio di attitudine, su questo beat quasi West Coast non ci stanno, non sono credibili, non è una cosa che gli appartiene. Da quel che so dovrebbero avere qualche pezzo in cantiere con la Shoreline Mafia, però se questo è il loro modo di stare sul beat è meglio che non lo pubblicano. Fatto sta che prima di questo pezzo sono uscite 3 canzoni soliste, una di Chiello, una di Taxi e una di Sapo. Non so cosa stanno preparando, se un altro album del collettivo o 3 album solisti. Secondo me ora come ora un Sapo Bulli un album solista non lo regge manco per il cazzo. Però vabbè, vedremo. Voi cosa ne pensate? Dropperanno un altro album del collettivo? Si daranno da fare sui progetti solisti? Cosa ne pensate del pezzo? Vi aspettavate di più? Vi è piaciuto?
piaciuto. Fatemi sapere tutto questo con un commento. Nel caso in cui il video vi fosse piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace. Iscrivetevi al canale nel caso in cui non lo foste, e se lo siete, attivate la campanellina per non perdervi i miei video. Condividete il video con i vostri amici se vi va. Noi ci vediamo con un prossimo video. Slat!